L'unico modo per affrontare seriamente il problema e per non far sì che la soluzione per una nazione voglia dire creare un problema a un'altra nazione è lavorare sulla dimensione esterna e fermare le partenze illegali degli immigrati. Il Consiglio dei Ministri ha varato infatti il pacchetto di misure sui migranti. Si allungano a 18 mesi i tempi massimi del trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia. La Premier ha poi annunciato che un nuovo decreto verrà approvato in CDM che riguarda i minori non accompagnati, con l'obiettivo di tutelare i veri minori per evitare, come accade ora, che con una semplice autocertificazione chiunque possa essere inserito nei circuiti rivolti ai minori. Ma in Europa resta calda la situazione, nonostante la visita di Ursula von der Leyen. La Francia ha comunicato che non accoglierà chi sbarca a Lampedusa. Il tema dello sblocco degli aiuti alla Tunisia getta benzina sul fuoco per il centrodestra e dei responsabili che la sinistra italiana ed europea boicottano i finanziamenti. E ci sono boicottaggi palesi, italiani ed europei, dove la faziosità nei confronti di un governo italiano di centrodestra prevale sui doveri di solidarietà. E quindi c'è anche un commissario della sinistra a livello europeo che dovrebbe smetterla di fare un gioco di parte e fare invece il dovere che questa emergenza, perché siamo di fronte a un esodo, impone, sia sul lato appunto del sostegno, dell'aiuto, poi anche le norme sulla maggiore fermezza e severità. L'Italia la sua parte l'ha fatta perché le risorse e i finanziamenti in sostegno alla Tunisia sono stati dati. L'Unione Europea latita nonostante le promesse che sono state messe in evidenza. Quindi. Ci si salva insieme, si affronta insieme il dramma dell'immigrazione. L'Italia è il confine dell'Europa, non è il confine di se stesso. E in secondo luogo il grande piano Mattei. La responsabilità dell'Europa è stata una e dell'Italia, aver abbandonato il continente africano.